la tecnologia aiuta, è un ausilio. È chiaro che ci sono delle idee di fondo che vanno al di là degli strumenti che ti possono aiutare per ottimizzare il lavoro. Abbiamo iniziato bene questi primi giorni di preparazione senza intoppi, cosa che peraltro potrebbe essere preventivabile quando si viene da un lungo periodo di inattività, attraverso la telemetria, che è la strumentazione che utilizzo insieme a altri cardiofrequenzimetri e satellitari, mi permette di avere dei dati importanti per monitorare la prestazione dei giocatori e per il momento, ripeto, tutto sotto controllo, procediamo bene. Allora abbiamo fatto dei test iniziali di natura aerobica e chi più chi meno, insomma, la media era abbastanza soddisfacente. Chiaro che con abbastanza tengo a precisare che c'è molto da lavorare per raggiungere un livello ottimale in vista dell'inizio del campionato. Guardi, noi abbiamo una filosofia che è abbastanza simpatica, il nostro motto è partire bene, continuare meglio, finire ancora meglio. Chiaro che è un concetto difficile da ottenere. Noi abbiamo l'ambizione, attraverso la metodologia di lavoro che utilizziamo, che non è valutabile solo da un punto di vista energetico, ma anche da un punto di vista tecnico-tattico, perché gli esercizi vengono svolti tutti, seppur in regime atletico, ma con degli obiettivi tattici. Abbiamo l'ambizione, attraverso queste tipologie di esercitazioni, di riuscire a mantenere un livello medio elevato per tutta la stagione. Guardi, nel calcio di adesso le metodologie di allenamento tendono un po' a eliminare il concetto della palestra come poteva essere inteso una decina d'anni fa, nel senso che i macchinari presentano delle limitazioni che adesso vengono superite attraverso degli esercizi a carico naturale o con un sovraccarico, ma sempre a corpo libero. Io faccio spesso esercitazioni in campo, la palestra è un correlato che completa il lavoro del campo, che ha, diciamo, l'aspetto prevalente nelle nostre esercitazioni. Il compito di un professionista è quello di tenere in considerazione tutte le variabili che ci sono. Non penso che ci sia tanta differenza due settimane in più o in meno in un periodo di pausa che comunque prevede un paio di mesi. Si ricomincia tutti da capo, chi con il proprio livello di base più o meno alto, ma comunque questo non mette in difficoltà un preparatore professionista.